Chi dorme non piglia pesci. Ma chi invece non riesce a dormire, a parte contare le pecore, che cosa fa? Sì, oggi vorrei parlare di un problema che colpisce almeno il 10% degli italiani, l'insonnia. Non ho una soluzione che risolva per sempre questa condizione, anche perché occorre sempre valutare l'intensità del problema e la forza dei rimugini che tengono svegli. Voglio però condividere con te alcune idee da sperimentare e vedere se possono essere di un qualche aiuto. Buon senso. Una rapida occhiata alle varie precauzioni ragionevoli che ti aiutano a dormire, ma che troppo spesso vengono sottovalutate. Evita, prima di dormire, di assumere alcol, nicotina, caffeina, cibi pesanti ed evita anche di fare esercizio fisico. Non ti aiutano certo le situazioni stressanti, come anche i sonnellini pomeridiani, che andrebbero evitati. Mantieni sempre un orario regolare di sonno e di risveglio. Crea un rituale rilassante prima di andare a letto. Meglio se in un ambiente ottimizzato per dormire, senza luci, cellulare o altri dispositivi elettronici. Se il luogo dove dormi è rumoroso, prendi i tappi per le orecchie. E non stare sempre a guardare l'orologio, che non fa altro che metterti più ansia. Pensa diversamente. Se non riesci a dormire, spesso, è perché non riesci a fermare il flusso dei tuoi pensieri. Sforzarti di non pensarci, in questi casi, porta effetti controproducenti. Io suggerisco di concederti i pensieri, ma ad alcune condizioni particolari. Ad esempio puoi scriverli schematicamente e riproporti poi di pensarci in domani mattina. Altra possibilità, forse più curiosa ma che vedo con alcuni avere un senso, è quella di spostare il pensiero su un altro fronte, concentrandoti ad esempio sul contare il ticchettio dell'orologio o il battito del cuore, magari farlo attraverso un conto alla rovescia, oppure saltando solo sui numeri pari o solo sui numeri dispari, e così via. Ogni volta che sbagli, devi ricominciare da capo. Sembra un po' una tortura, ma vedo che talvolta aiuta a allentare i pensieri disturbanti e prendere quindi sonno più facilmente. Annoiati. Una volta a letto, lascia passare 20 minuti senza sforzarti in nessun modo di prendere sonno. Se in quel lasso di tempo non sarai riuscito ad addormentarti, accendi la luce e fai qualcosa di veramente fastidioso e sgradevole. Stirare, leggere un libro particolarmente noioso, pulire il bagno e così via. Quando ti sentirai assonnato, allora potrai ritornare a letto. Ma ancora una volta, se nel giro di 20 minuti non dormirai, dovrai riprendere l'attività seccante fino alla comparsa dei primi segnali di stanchezza. Fatti aiutare dalle nuove tecnologie. Molti parlano dei benefici dell'ascolto del suono bianco o di altre musiche rilassanti. Ormai ci sono applicazioni gratuite per ogni genere di cellulare. Perché non scaricarle e provare a vedere se ti aiutano? Il sonno è una divinità capricciosa e proprio quando lo si invoca si fa aspettare. Alexandre Dumas. Ci vediamo la prossima settimana. Il modo migliore per far entrare la psicologia nella tua vita è iscriverti al mio video canale.